Perché ridiamo in momenti inappropriati? Hai mai riso quando qualcuno è caduto o si è fatto male? Dai su, sii onesto. Hai mai ridacchiato a una battuta che in realtà non pensavi fosse divertente o che addirittura non avevi capito? La lista delle situazioni in cui ridiamo potrebbe andare avanti all'infinito. Ma spesso lo facciamo anche quando non c'è nulla di divertente. La domanda quindi è: perché lo facciamo? Bene, prima di scoprirlo, fai clic sul pulsante di iscrizione e attiva il campanello delle notifiche per unirti a noi su Il Lato Positivo. Ci sono tantissimi meme, GIF e persino programmi TV e film, il cui scopo è farci ridere delle sventure altrui. Nella vita reale, però, è molto improbabile che ci accada qualcosa di così sfortunato o pericoloso. In effetti, probabilmente ne rimarremmo segnati emotivamente. E se ridessimo, di certo non sarebbe perché ci stiamo divertendo. I ricercatori hanno scoperto che solo il 10-20% delle risate è davvero una risposta a uno scherzo o a una battuta. Questo significa un buon 80-90% di risate attribuibili ad altre cause. Secondo il dottor Robert Provine, neuroscienziato, ridiamo più spesso quando siamo con altre persone, piuttosto che quando siamo soli. Il dottor Provine afferma anche che ciò è radicato nel nostro DNA. È intuitivo e istintivo. Siamo nati sapendo come ridere e lo facciamo per creare una connessione con altri esseri umani. Allora, come dicevamo, l'80-90% delle risate è causato da qualcosa di non divertente. Qualche ipotesi su quali potrebbero essere gli altri motivi? Se pensavi a tristezza, paura, nervosismo, una sensazione imbarazzante, vedere qualcosa che ti mette a disagio o qualcosa di simile, allora ci hai proprio preso. A proposito di risate per l'imbarazzo, perché a volte ridiamo quando siamo a disagio? Penso sia capitato a tutti noi di avere a che fare con qualcuno che non conoscevamo troppo bene e che magari ci metteva a disagio, e di esserci semplicemente messi a ridere. In effetti, ridere in un senso imbarazzante e negativo spesso ci aiuta a gestire situazioni di paura. La dottoressa Margie Kerr, sociologa dell'Università di Pittsburgh, specializzata nello studio della paura e che ha scritto un libro intitolato Scream, avventure agghiaccianti nella scienza della paura, afferma che ridiamo di cose del genere perché deludono le nostre aspettative. Essenzialmente ci spaventiamo quando le cose non vanno come ci aspettiamo. Volendo andare oltre, potrebbe succederci di ridere perché siamo sotto shock fisicamente e neghiamo la situazione cui stiamo assistendo. Ebbene sì, mettersi a ridere è un modo per allontanarci mentalmente dalla nostra paura. È un meccanismo confortante per calmare la mente in una situazione di stress elevato. Questo è il motivo per cui gli horror in cui ci sono bambini o animali che reputiamo carini e che ci rendono felici sono particolarmente terrificanti per noi. E potremmo anche finire a ridere nervosamente mentre guardiamo questo genere di cose. Si dice che la paura e le risate siano strettamente collegate nel nostro stato mentale. Secondo il dottor Kerr, sono entrambe degli stati di eccitazione elevata. In altre parole, si tratta di momenti in cui proviamo emozioni davvero intense. Perciò ha molto senso che il cervello possa scambiare paure e risate in un momento emotivamente sovraccarico. Ma perché alcuni tipi di risate ci spaventano? Come il tipo con quella risata ossessiva nel video di Thriller di Michael Jackson? O un robot che all'improvviso scoppia a ridere? Perché un robot dovrebbe ridere? Non hanno mica sentimenti, quindi non dovrebbero avere questo genere di reazioni. Sai, non molto tempo fa l'assistente virtuale Alexa di Amazon ha avuto un problema tecnico e ha iniziato a ridere nelle case della gente, dal nulla, senza che le venisse chiesto. Riesci a immaginare quanto sia stato terrificante? Amazon sostiene che Alexa pensava che la gente dicesse «Alexa, ridi!». Ovviamente questo incidente ha spaventato un sacco di persone. Forse Alexa stava sviluppando una coscienza e stava imparando a imitare. Hai un iPhone o un dispositivo Google Home? Stai già ridendo nervosamente? A volte ridiamo anche quando siamo tristi, proprio così.
Elena Bala ha scritto un articolo per manrepeller.com che inizia descrivendo un gruppo di donne anziane che ridono di un funerale. Hai mai riso durante un momento intensamente triste ed emozionante? Come si suol dire, rido per non piangere. Bala descrive la risata come il grande equalizzatore. Quasi come un pulsante di reset che neutralizza quell'emozione intensa che stiamo vivendo. Bala spiega che il nostro cervello risponde a questo sovraccarico emotivo rilasciando lo stress sotto forma di risate. Lo so, non è il modo migliore per ridurre lo stress in una situazione davvero triste. Ma per il nostro organismo funziona. Quando ridiamo per lo stress, il nostro corpo smette persino di rilasciare cortisolo, l'ormone dello stress. È quasi come se il corpo cercasse di indurci ad entrare in uno stato di antistress, un momento di felicità e risate. E in psicologia c'è un termine apposito per questa reazione di risata, che non a sproposito viene definita effetto inappropriato. Facendoci ridere di fronte a un fattore stressante, il nostro subconscio sta cercando di calmarci e ci assicura che tutto va bene. Ma dato che ciò non si confà a certe situazioni culturali e sociali, sai com'è, non si ride a un funerale? Tutto ciò appare quindi strano e persino maleducato. Così una risata nervosa può finire per avere l'effetto opposto. Rende una persona ancora più stressata. Ma questi due tipi di risate sono totalmente diversi. E provengono anche da diverse parti del corpo. Le risate nervose provengono dalla gola e non dal busto o dalla pancia, come le risate vere. Da un punto di vista psicologico, le emozioni alla base delle risate nervose possono essere imbarazzo, disagio o confusione. È una reazione fisica tangibile all'ansia, allo stress, alla tensione e al disorientamento. Per alcuni il riso è un modo per assumere il controllo di una situazione poco gestibile, mentre per i timidi è un sistema per alleviare l'ansia sociale che potrebbero provare quando escono dalla loro zona di comfort e interagiscono con gli altri. A volte invece le risate allietano semplicemente una dura giornata di lavoro o di scuola. Ridere in senso positivo dovrebbe essere contagioso e farci sentire bene. Ed è proprio così. È un metodo che utilizziamo per creare una connessione con gli altri, ci tira su di morale e genera un mood positivo. Rendersi conto di condividere il senso dell'umorismo con qualcuno, che è qualcosa di veramente specifico e unico per ogni persona, è un modo semplice per riconoscere le cose in comune che potresti avere con un estraneo o conoscente. Di conseguenza, può essere un modo rapido per stringere amicizia. Vediamo ora gli effetti delle risate sulla nostra tolleranza del dolore. In un esperimento c'erano due gruppi. Entrambi sono stati sottoposti a procedure dolorose in cui veniva registrata la loro resistenza al dolore. Ad un gruppo sono stati mostrati video noiosi, mentre l'altro ha guardato video divertenti. A quanto pare, il gruppo che guardava video divertenti ha riso un sacco, alzando la soglia di tolleranza del dolore. Il gruppo che guardava i video noiosi, d'altra parte, ha dimostrato meno resistenza al dolore. La tolleranza del dolore è aumentata. La tolleranza del dolore è diminuita. Questo significa che la risata è davvero la migliore medicina. Non vedevi l'ora che lo dicessi, non è vero? Quindi, la prossima volta che ti ritrovi a ridere nervosamente durante una situazione davvero triste, imbarazzante, spaventosa o anche dolorosa, ricorda che è il tuo corpo che cerca di far fronte allo stress e al disagio. Lo so, quando succede ti senti strano. Ma secondo la scienza è del tutto naturale. Allora, quali tipi di interazioni o situazioni ti fanno ridere goffamente? Facci sapere nei commenti. Non dimenticare di mettere un mi piace a questo video, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti per rimanere sul lato positivo della vita.